Oggi entrare in uno studio dentistico per un paziente è un'esperienza completamente differente rispetto al passato. Le nuove tecnologie hanno fatto sì che ci fosse un rapido progresso nella diagnosi e nelle terapie per quanto riguarda le cure dentistiche. Andare in uno studio dentistico che non si conosce può provocare in alcune persone ansia e paura. E allora, insieme alla dottoressa Caterina Di Santi degli studi medici odontoiatrici Di Santi di Atena Lucana, scopriamo quali sono le apparecchiature tecnologicamente più avanzate che si utilizzano nella moderna odontoiatria. Lo scanner intraorale ha sostituito la vecchia pastina da impronta, il silicone da impronta, che spesso dava fastidio al paziente anche proprio nell'atto stesso di prendere l'impronta. Attraverso questo sistema digitale, attraverso un click, si possono mandare le informazioni delle arcate dentali al nostro laboratorio di fiducia che è informatizzato. E sempre attraverso un click si possono mandare le informazioni ad una stampante 3D dove si formerà un calco delle arcate del paziente attraverso il quale si potranno formare dei manufatti protesici funzionali ed estetici. Dunque l'odontoiatria è cambiata. Sempre attraverso questo sistema di scanner intraorale si possono mandare anche le informazioni al nostro macchinario della TAC, che ci riprende nelle tre dimensioni le strutture anatomiche del paziente, quelle che proprio non si possono vedere ad occhio nudo, e si può fare un mashup delle informazioni, quindi si può sovrapporre l'immagine dei tessuti che vediamo con questo scanner, dei tessuti molli e dei tessuti duri, e con lo scanner intraorale riusciamo anche a previsualizzare il risultato estetico finale del paziente, del lavoro che dovrà effettuare il paziente. Questo macchinario è sia ortopantomografo che TAC, cioè ci può dare sia le immagini nelle due dimensioni attraverso dei raggi e dove si possono vedere oltre gli elementi dentari le strutture nobili quali i seni mascellari, il nervo mandibolare e l'articolazione temporomandibolare. Oppure, se si programma in forma TAC, si possono vedere le strutture anatomiche nelle tre dimensioni, proprio per poter diagnosticare e progettare. Quindi, se dobbiamo diagnosticare qualche lesione benigna o riconoscere qualcosa nelle tre dimensioni, oppure se dobbiamo progettare un qualunque intervento, per esempio un intervento implantare. Attraverso un click dello scanner intraorale che abbiamo visto prima, possiamo comunicare con questa stampante 3D che ci crea nelle tre dimensioni un modellino del calco della bocca del paziente che abbiamo ripreso prima. Così ce lo stampa e noi possiamo studiare il manufatto protesico. E non solo, possiamo creare delle mascherine invisibili, come degli apparecchi invisibili, o delle mascherine per gli sbiancamenti, o dei piccoli bite, che sono dei diastasatori delle arcate dentali notturni o diurni.